Le bambole sono un regalo fantastico! Wow, sono Barbie e Ken! Woohoo! Giocare con loro è così divertente! Puoi portarli a fare un giro in una decapottabile privata! E se vuoi, puoi fare una festa di inaugurazione a casa della bambola! Siete così fighi! Woohoo! Oh, se solo foste reali! Ma tutti i giochi devono finire a un certo punto! È ora di andare a letto! Buonanotte, amici di plastica! Buongiorno! Chi siete? La coppia sembra carina e amichevole, solo che non fa sentire meglio Sandra! Forse sta ancora dormendo! Tutto questo è molto, molto strano! Pensa, Sandra, pensa! Ok, aspetta! Siete in due? Siete stupendi e avete un sorriso perfetto! Wow, siete Ken e Barbie! Evviva, ce l'ho fatta! Tutti i miei amici saranno invidiosi! Lascia che ti guardi! Wow, sembrano proprio persone vere! Chissà cos'altro possono fare! Scopriamolo! Guardate, queste sono bambole, proprio come voi! E ora guarda cosa sanno fare queste bambole! È fantastico, vero? Lo sapete fare? Dai, fatemi vedere! Ma si è rivelato troppo difficile per Ken e Barbie! I loro baci sembrano un po' strani! Sandra se lo immaginava diversamente! A quanto pare i baci sono anche pericolosi! No, no, fermi! Baciare non fa per voi! Barbie e Ken non rifiuterebbero mai tè e pasticcini deliziosi! È quello che fanno nel loro tempo libero nella casa delle bambole! Ah, questo tè all'aria è così delizioso! Cosa c'è per dessert? Queste torte e ciambelle sono così gustose! Ken e Barbie non possono mangiare davvero! Non aprono nemmeno la bocca! E il loro cibo è tutto di plastica! Devo prendere in mano la situazione! Ecco come si fa! Questo è cibo vero! Ne prendi un morso e mastichi! Dimentica la ciambella di plastica e prendine una vera! Dai, dai! Non è difficile! Apri la bocca e mordi! Ken e Barbie sono buoni studenti! Non passerà molto tempo prima che si ambientino completamente nel mondo umano! Ma le vecchie abitudini sono dure a morire! No, no, Ken! Una bambola non lo mangia! Barbie si dirige verso la cosa più preziosa nella stanza di Sandra. Il suo armadio! Wow, questo è un sogno! Barbie si sente al settimo cielo! Può passare ore a provare vestiti e camicette, magliette, jeans, cappelli, sciarpe... Da dove dovrei iniziare? Oh, è bellissimo! Così brillante! E questo colore rosso è fantastico! È un look bellissimo! Wow! Che ne dici di questo dorato? È perfetto! Ehi, che ci fai qui? Sandra non sembra felice dell'intrusa nel suo armadio. Guarda come sono bella! No, tesoro, così non va! Questo è il mio armadio! E non è bello prendere le cose di qualcun altro! Hai i tuoi vestiti! Indossali! Provalo, non è bello? Il vestito è sicuramente bello, ma Barbie è cresciuta! Oh, cavolo! I vecchi vestiti da bambola non le vanno più bene! Va bene, puoi indossare i miei! Grazie, Sandra! Mi farò perdonare! È bello quando gli amici non litigano per i vestiti! Ed ecco il modo di Barbie di farsi perdonare! Insegnerà a Sandra la sua routine di trucco! Chi non vorrebbe una masterclass da un'icona di stile? Cominciamo con l'ombretto. Rosa, ovviamente. È il colore preferito di Barbie. Un po' di glitter qui e una goccia qui. Ora il lucida labbra. Sempre rosa. Guarda qui. Wow! Ora sono come una vera Barbie! Il trucco unisce le persone. Amiche per sempre. Sandra prova anche qualche mossa da bambola. Ehi, ragazze! Ken non sarebbe dovuto entrare qui. Potrebbe diventare la loro cavia.
Ecco del rossetto e del mascara. Vieni qui, Ken. Lascia che ti trasformiamo. No, questo non succederà, appunto. Sì, sì, Ken, è meglio che scappi. Queste bambole sono di umore molto creativo oggi. È ora di mostrare a Barbie che cos'è il college. Ragazze, voglio presentarvi qualcuno. Questa è la mia amica Barbie ed è viva, ve lo immaginate? Wow, che figata! Spostati, vogliamo vederla più da vicino. Sandra si sta già pentendo della sua decisione di portare Barbie in classe. Giù le mani dalla mia bambola! Volevo dire amica! Lei è mia! Non è un grosso problema! Chi è? Quello è Ken! Bel taglio di capelli, sorriso accecante, vestito elegante! È il sogno di ogni ragazza! Oh no, così non va! Dobbiamo salvare Ken! Giù le mani! Siamo davvero innamorati! Per sempre! L'insegnante salva tutti! Inizia la lezione! Oggi studieremo biologia! Sandra ha portato un quaderno e una penna per i suoi nuovi amici. Chi va alla lavagna? Forse la nuova ragazza? La situazione è attesa. Devi rispondere correttamente. Barbie prende il controllo. Niente biologia oggi. Al suo posto parleremo di bellezzologia. Per me la bellezza è capelli lunghi, manicure ordinata e rossetto rosa. La lezione ora ha smesso di essere noiosa. Tutti sono felici e il cuore di Ken è pieno di orgoglio. Barbie ha tanto talento. Anche l'insegnante sta prendendo appunti. Che lezione interessante! La giornata scolastica è finalmente finita. Barbie e Ken non sono mai stati così stanchi. Oh, cos'è quello? È quello che penso che sia. Diamo un'occhiata. Lo è! È un ciuffo di capelli di giocattolo. Quale mostro ha fatto questo? Chi farebbe del male a un giocattolo indifeso? Seguiamo le tracce. Ecco l'indizio principale. È spaventoso. Tieni duro, non svenire. Dobbiamo essere coraggiosi e proseguire. Questa non è più la stanza di Sandra. È una scena da un film horror. Pezzi di tessuto e abiti strappati. Braccia e gambe rotte. Questo è troppo da gestire. Ed ecco il colpevole. Il gatto di Sandra. Un mostro peloso. Come ha potuto? Un bambino, Ken. Dobbiamo salvarlo. Sbrigati, non c'è più tempo. Il gatto sta già finendo la sua ultima vittima. Ken si sta comportando come un vero eroe. Non si fa vedere da quel mostro che fa le fusa. Evviva! Abbiamo salvato il piccolo. Fantastico. Ma non possiamo restare qui. Barbie e Ken sono diventati genitori. Questo bambino è adorabile. Ma sarebbe bello se il bambino crescesse più velocemente. È così piccolo che è preoccupante. Se i bambini sono ben nutriti, allora crescono sani e forti. Mangia, piccolo. Vediamo come va. No, il trucco non ha funzionato. Che ne dici di accelerare un po' il tempo? Ken è così intelligente. Forse funziona davvero. Mentre papà fa girare le lancette dell'orologio, la mamma gli disegnerà i baffi. Fa sembrare il bambino più mascolino. E sembra funzionare. Non è più un bambino. È completamente cresciuto. Barbie e Ken sono davvero felici. Ecco Sandra. Che fate? È ora di andare a letto. Questa giornata è volata via così in fretta. È ora di andare in camera di Sandra. Buonanotte, Ken. Buonanotte, Barbie. Siete i miei veri amici. E domani sarà ancora meglio. Solo che la magia perde il suo potere al mattino. Ken e Barbie sono di nuovo bambole. Cosa? Sandra si era già abituata a loro. E ora non possono nemmeno parlare. Ma chi lo sa? Forse domani le bambole si animeranno di nuovo? Devi solo crederci. Ti è piaciuto il video su Barbie e Ken? Avresti voluto incontrare i tuoi giocattoli da piccolo? Scrivilo nei commenti.
Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi sketch sulle bambole su Trum Trum Select.